Questo è l'ottavo evento di questa rassegna, di questa settima edizione di Due Parole in Riva al Mare, che quest'anno è in collaborazione con più associazioni, con dei gruppi di lettura e anche con un altro festival. Questo è il secondo appuntamento in collaborazione con Borgate dal Vivo. Quindi inizio subito a presentarvi Alberto Milesi, che è direttore artistico di Borgate dal Vivo. Ringrazio Nadia, ringrazio tutti voi. Sì, questo è il secondo appuntamento che facciamo insieme. La scorsa settimana abbiamo ospitato Valentina Farinaccio, questa sera sono molto contento di ospitare, grazie a Nadia, Rosella Postorino, che come Festival Borgate dal Vivo abbiamo inseguito a lungo e forse grazie a Nadia, se non fosse stato per Nadia non saremmo riusciti ad averla e l'avremo qua ospite, dove peraltro gioca in casa. Sono molto contento perché è un libro molto bello, molto, molto potente, parla di una storia che fin da subito mi ha incuriosito molto. Sono anche contento perché è uno dei finalisti del premio Campiello, il nostro festival Borgate dal Vivo. Voi dovete sapere che porta fortuna, perché noi l'anno scorso a gennaio invitammo Paolo Cognetti, che poi vinse lo Strega, invitammo Kovacic, finalista Campiello, Alessandro Barbaglia, che poi è diventato nostro presidente onorario, secondo al, che premio non mi ricordo più, al Bancarella, e quindi mi auguro che di portare bene anche Rosella, che possa vincere questo premio. Borgate dal Vivo è un festival itinerante che tocca quest'anno ben 7 regioni. Siamo partiti dal mare, da Ventimiglia, siamo arrivati fino in Friuli Venezia Giulia, e questo è il quarto e ultimo appuntamento che abbiamo qui nella splendida regione in riva al mare. È un festival che di solito invece tocca dei piccoli comuni, dei borghi alpini, dove portiamo grandi scrittori come in questo caso questa sera, portiamo musica, portiamo teatro e mettiamo in rete, collaboriamo in un festival che dura 3 mesi, dal 16 di giugno arriveremo fino al 16 di settembre, ben 16 festival, tra cui Due Parole in Riva al Mare, che sicuramente è stata per noi una delle collaborazioni più fruttuose, che mi auguro di proseguire anche nei prossimi anni e anche in futuro. Quindi vi invito, non si sa mai, se verrete in montagna, visto che noi al mare purtroppo non torneremo più, a prendere il nostro programma, a seguirci, e vi auguro una buona serata. Grazie ancora. Allora adesso chiamo sul palco gli attori del Teatro dell'Albero, che anche questa sera sono con noi per le letture. Ringrazio già, vi presento i ragazzi, gli allievi di Giovanni Sardo della scuola Pantamusica, Loredana, Franco e Paolo. Poi abbiamo Laura Moretti, che introduce e dialoga con l'autrice, consigliera provinciale di parità, e Rosella Postorino. Entrammo una alla volta, dopo ore di attesa, in piedi, nel corridoio. Avevamo bisogno di sederci. La stanza era grande, le pareti bianche. Al centro un lungo tavolo di legno su cui avevano già apparecchiato per noi. Ci fecero cenno di prendere posto. Mi sedetti e rimasi così, le mani intrecciate sulla pancia, davanti a me un piatto di ceramica bianca. Avevo fame. Le altre donne si erano sistemate senza far rumore. Eravamo in 10. Alcune stavano dritte, compite, i capelli tirati in uno chignon. Altre si guardavano intorno. La ragazza di fronte a me strappava pellicine con i denti e le triturava sotto gli incisivi. Aveva guance morbide, piazzate di cuperose. Aveva fame. Alle 11 del mattino eravamo già affamate. Non dipendeva dall'aria di campagna, dal viaggio in pulmino. Quel buco nello stomaco
era paura. Da anni avevamo fame e paura, e quando il profumo delle portate fu sotto il nostro naso, il battito cardiaco picchiò sulle tempie, la bocca si riempì di saliva. Guardai la ragazza con la coupe rose, aveva la mia stessa voglia. I fagiolini erano conditi con il burro fuso, non mangiavo burro dal giorno del mio matrimonio. L'odore dei peperoni arrostiti mi pizzicava le narici. Il mio piatto traboccava, non facevo che fissarlo. In quello della ragazza di fronte a me, invece, c'erano riso e piselli. «Mangiate!» dissero dall'angolo della sala, ed era poco più che un invito, meno di un ordine. Là vedevano la voglia nei nostri occhi, bocche dischiuse, respiro accelerato. Esitammo. Nessuno ci aveva augurato buon appetito, e allora forse potevo ancora alzarmi e dire grazie. Le galline stamattina erano state generose, per oggi un uovo mi basterà. Contai di nuovo le convitate, erano in 10. Non era l'ultima cena. «Mangiate!» ripeterono dall'angolo. Ma io avevo già succhiato un fagiolino e avevo sentito il sangue fluire sino alla radice dei capelli, sino alle dita dei piedi. Avevo sentito il battito rallentare. Quale mensa per me tu prepari? Sono tanto dolci quei peperoni. Quale mensa per me su un tavolo di legno, nemmeno una tovaglia, ceramiche e 10 donne? Se avessimo il velo, sembreremmo delle suore, un refettorio di suore che hanno fatto voto di silenzio. All'inizio prendiamo bocconi misurati, come se non fossimo obbligati a ingoiare tutto, come se potessimo rifiutarlo questo cibo, questo pranzo che non è destinato a noi, che ci spetta per caso. Per caso siamo degne di partecipare alla sua mensa. Poi però scivola per l'esofago, atterrando in quel buco nello stomaco, e più lo riempie, più il buco si allarga, più noi stringiamo le forchette. Lo strudel di mele è così buono che d'improvviso le lacrime agli occhi, così buono che ne infilo in bocca brani sempre più grossi, ingurgitando un pezzo dopo l'altro, sino a gettare indietro la testa e a riprendere fiato sotto gli occhi dei miei nemici. Mia madre diceva che quando si mangia si combatte con la morte. Lei lo diceva prima di Hitler, quando andavo alla scuola elementare e Hitler non c'era. Lei mi allacciava un fiocco sul grembiule e mi porgeva la cartella e mi raccomandava di fare attenzione durante il pranzo a non strozzarmi. In casa avevo il vizio di parlare sempre, pure con la bocca piena. «Chiacchieri troppo», mi diceva, e io mi strozzavo proprio perché mi faceva ridere quel tono tragico, il suo metodo educativo così fondato sulla minaccia. Queste sono un passo bellissimo, perché entra nel vivo di questa storia, di una storia, di un argomento inedito, quello delle assaggiatrici. Abbiamo sentito questa descrizione di una mensa che Rosella riesce a descrivere in modo preciso, puntuale, con una riflessione forte, determinata e con questo grido di ribellione, forse, a una storia molto inedita, quella delle assaggiatrici. Come nasce questa storia? Grazie intanto di essere qua, sono molto contenta e emozionata perché ho girato tutta l'Italia dal gennaio fino ad adesso, però poi quando fai le cose a casa tua è un po' più emozionante. E allora, come nasce questa storia? Nasce per caso, nel senso che 4 anni fa, leggendo il giornale, non ricordo neanche che giornale, mi sono imbattuta in un trafiletto che titolava una cosa tipo «Parla l'ultima assaggiatrice di Hitler ancora in vita». E quindi intanto ho fatto un salto sulla sedia perché io non sapevo che Hitler avesse delle assaggiatrici, cioè delle persone che tutti i giorni mangiavano il cibo che era destinato alla sua tavola per accertarsi sulla propria pelle che non fosse avvelenato. E poi ho letto questo articolo che parlava, appunto, intervistava brevemente questa signora berlinese di 96 anni, di nome Margot Wölk,
che non aveva mai raccontato di questa sua esperienza. Era la prima volta che lei confessava di essere stata da giovane un'assaggiatrice di Hitler, cioè una di queste donne che mangiavano per lui. La cosa che mi ha colpito di questo articolo era che nello stesso tempo raccontava l'orrore e la dimensione del piacere, perché da un lato lei diceva che queste donne, ovviamente immaginatevi, ogni boccone poteva essere l'ultimo, quindi queste mangiavano piangendo, poi dovevano rimanere un'ora sotto osservazione perché le stesse dovevano dai loro sintomi capire se questo cibo era sano oppure era guasto e quindi non dovevano darlo al Führer. Quindi da un lato raccontava l'angoscia, no? Questo incubo di poter morire a ogni boccone, dall'altro lato però diceva appunto che questi piatti erano buonissimi, che poteva mangiare delle cose che non aveva mangiato da un sacco di tempo perché era affamata dalla guerra, che Hitler ovviamente si permetteva frutti esotici, cioè piatti prelibati che lei non mangiava da un sacco di tempo. Quindi convivevano in questo racconto una dimensione appunto tragica di orrore e contemporaneamente però una dimensione di piacere, e questa contraddizione mi sembrava raccontare esattamente la contraddizione esistenziale di Margot Wolk e di queste donne, perché Margot Wolk ai miei occhi era contemporaneamente una cavia, perché era ridotta a una cavia, cioè come un animale su cui far sopravvivo io in questo caso era Hitler, quindi ridotta a una cavia, ridotta a essere una vittima, perché era costretta per sopravvivere a rischiare la morte 3 volte al giorno. Guardate bene, la cosa importante è che Margot Wolk dichiarava di non essere mai stata nazista, quindi non era una che aveva scelto di lavorare per Hitler perché era spinta da un'ideologia, da fanatismo politico. Le era capitato, lei abitava a Berlino, c'è stato un bombardamento, la sua casa è stata distrutta, era inagibile, il marito era sul fronte russo, lei era sola e ha detto vado dai miei suoceri che abitavano in Prussia orientale, in questo villaggio di campagna, anche perché come sapete durante la guerra è più facile vivere in campagna, è più facile reperire cibo, quindi è meglio stare lì per sopravvivere. Quindi pensava in qualche modo di sfuggire alla guerra, invece si è trovata in trappola, perché questo paese dei suoceri era a 3 km dalla Wolfschanze, la tana del lupo, un quartier generale che Hitler aveva fatto costruire in Prussia orientale nel 1941 in vista della campagna appunto di Russia. E quindi a solo una settimana dal suo arrivo lei è stata reclutata dall'SS e portata in questa caserma ad assaggiare questo cibo, quindi era una vittima. D'altra parte però era una che aveva lavorato per Hitler, aveva lavorato per tenere in vita Hitler, per salvaguardare quello che noi consideriamo il più grande criminale del Novecento, che noi consideriamo il male assoluto. Quindi lei era contemporaneamente una vittima e una colpevole, e questo cortocircuito era ciò che mi interessava, che mi interessa sempre, anche nei miei libri precedenti. Io racconto sempre questo crinale sottile fra la condizione di vittima e la condizione di colpevole, anzi, diciamo, racconto personaggi che diventano colpevoli proprio perché vittimizzati, proprio dentro la loro vittimizzazione scivolano in forme di collusione, di complicità con il male, quindi di colpevolezza. Che cosa ho fatto? Ho deciso che volevo incontrare questa donna, quindi ho iniziato a scrivere a tutti quelli che l'avevano intervistata, Der Spiegel, Il Guardian, una televisione tedesca che le aveva dedicato un lungo servizio molto bello. Ovviamente nessuno mi ha dato l'indirizzo di questa qua, cioè ha tutelato la privacy di questa signora, però io ho un'amica tedesca che vive a Francoforte, che fa un lavoro tipo il pubblico ministero, quindi è una abituata a fare ricerche, a indagare, quindi me l'ha trovata, cioè nel giro di 3 mesi, quasi 4, mi ha trovato l'indirizzo di questa donna. Io le scrivo con i miei residui di tedesco studiato all'università, anche al liceo devo dire qui a Imperia, quindi le scrivo una lettera per chiederle un incontro, e proprio nella settimana in cui la mia lettera viaggiava da Roma a Berlino, questa signora è morta. Io sono caduta nella disperazione, ovviamente, cioè ho pianto tipo tutti i giorni per un mese, e anche perché dicevo vabbè, se io non la incontro, cioè non posso fare niente, perché mi si poneva un problema di reperimento delle informazioni, ma d'altra parte mi si poneva anche un problema etico, cioè io pensavo come posso io, che non sono tedesca, non ho vissuto mai la guerra, non sono cresciuta sotto una dittatura,
come posso davvero permettermi di raccontare la storia di questa donna? E d'altra parte però passavano i mesi e io non mi liberavo della storia di questa donna, e quindi dovevo fare i conti con questo, cioè dovevo fare i conti col fatto che la vicenda di questa donna mi parlava, mi poneva degli interrogativi, mi sembrava raccontare qualcosa che riguardava anche me, perché riguardava tutti gli esseri umani, e riguardava tutti gli esseri umani perché raccontava come per sopravvivere gli esseri umani siano disposti a fare a volte delle cose che in situazioni estreme non farebbero, considererebbero intollerabili, quindi la sopravvivenza come risorsa degli esseri umani, certo, ma anche come una forma di condanna. E quindi ho deciso che l'unico modo che io avevo per indagare e per cercare di rispondere ai miei interrogativi era usare le armi della narrativa, della letteratura, cioè scrivere un romanzo che non è la storia di Margot Volk, ma è una storia inventata. È la storia di una donna che, come dire, l'innesco narrativo è ispirato a quella vicenda, ma tutto il resto che io racconto è invenzione. Non solo, nel momento in cui ho deciso di farlo, ho deciso che dovevo farlo proprio sfidando il tutto e per tutto, e quindi ho deciso di raccontare questa storia in prima persona, cercando di infilarmi nella testa di una donna che era di una donna tedesca che era giovane negli anni 40, cioè una donna lontanissima da me, e provare a pensare con la sua testa. E addirittura per avvicinarmi a qualcosa che era così, così lontano da me, ho deciso di dare a questa donna il mio nome. La mia protagonista si chiama Rosa Sauer perché io sulla carta d'identità sono Rosa, e Rosa era anche il nome di mia nonna, cioè un nome che è forte per me, è un nome che appartiene alla mia famiglia, è un nome che appartiene a me, e quindi dire chiamo questa mia protagonista Rosa era quasi come dire che cosa avrei fatto io se fossi stata al posto di questa donna, e provare a immaginare quali sarebbero state le mie paure, ma anche le mie meschinità, i miei segreti, i miei desideri anche, tutto quello che avrei potuto provare se mi fossi trovata in una condizione esistenziale precaria di assoluta necessità come si è trovata la Margot Volk. Bello, vero? Un applauso lo merita. Sì, Rosella ci è riuscita benissimo. È riuscita benissimo a portare un argomento, come dicevamo, inedito, perché parliamo di tanti uomini, di tante donne che hanno vissuto la guerra, siano essi tedeschi, siano essi ebrei, ma italiani, ma comunque pochi hanno parlato delle assaggiatrici, che è anche un mestiere antico, no? Gli antichi imperatori romani avevano gli schiavi che assaggiavano il cibo. Gli schiavi che assaggiavano il cibo. Quello che Rosella ha portato, a mio parere, di grande valore in questo libro è che Rosa non era una schiava. Rosa, come nell'antichità classica, Rosa non era una prigioniera di guerra. Rosa non era un'ebrea. Rosa era una donna tedesca sposata con Gregor, uomo tedesco che era al fronte a combattere insieme ai soldati di Hitler, era un soldato di Hitler, quindi tutto perfettamente in regola, eppure diventa una prigioniera. È questo il grande valore che ha saputo dare Rosella. Ma infatti a un certo punto tu scrivi che il Führer aveva comprato la nostra vita intera. No? Questo non avere più la libertà, essere prigioniera tedesca senza aver commesso nessuna colpa, e per lo stesso prezzo non c'era consentito negoziare, esattamente come un prigioniero. È questo che mi ha colpito molto, ma mi ha colpito anche moltissimo quello che ha tirato fuori Rosa. C'è un'altra frase molto, molto bella che tu un po' ora trasversalmente hai detto, ma mi piacerebbe che ce la raccontassi. Questa, nelle maggiori tragedie della vita c'è quella che si chiama capacità di adattamento. Però attenzione, Rosella attraverso Rosa fa molto di più, va a sondare, a capire tutto quello che sono i sentimenti, le azioni, le parole, i bisogni in questa capacità di adattamento, e scrive: accondiscendevo e non mi ribellavo, continuavo a sopravvivere
La capacità di adattamento è la maggiore risorsa degli esseri umani, ma più mi adattavo e meno mi sentivo umana. Ci racconti come Rosa si adatta in questa situazione di prigionia? Sono delle donne che vivono in cattività ed è interessante esattamente questo, cioè loro non sono delle ebree. Io mi sono anche domandata perché Hitler non ha preso delle ebree, perché la risposta non la so, mi sono detta che forse dal momento che Hitler considerava gli ebrei non soltanto dei subumani, degli Untermenschen, ma addirittura meno ancora degli animali, cioè li considerava allo stato di microbi, quindi probabilmente da un lato non aveva voglia che con il suo cibo e quindi con la sua sopravvivenza avessero a che fare dei microbi, e poi probabilmente sarebbe stato pericoloso, cioè gli ebrei avrebbero potuto in qualche modo essere dei nemici dentro casa se li avesse presi. Invece se tu prendi dei tedeschi ti aspetti che, così come gli uomini vanno al fronte a rischiare la propria vita per la patria, per il Terzo Reich, per Hitler, anche le donne in qualche modo diventano una specie di piccolo esercito, un esercito senza armi che rischia la vita per Hitler. È esattamente uguale, semplicemente, come dice Rosa, quella loro sarebbe stata eventualmente una morte da topi, non da eroi, perché le donne non muoiono da eroi. Quella frase che tu leggi della capacità di adattamento è il cuore del libro, nel senso che quello che Rosa fa è dirsi: sono in uno stato di necessità, per sopravvivere devo fare questo, e inizierà a fare una serie di cose che, appunto, come dicevo prima, non avrebbe fatto se non si fosse trovata in uno stato di necessità. Che cosa succede? C'è una bellissima frase che Primo Levi dice nei Sommersi e Salvati. Nei Sommersi e Salvati Primo Levi dice che i salvati, cioè coloro, i superstiti, coloro che sono sopravvissuti al campo di concentramento, non sono necessariamente migliori, anzi sono probabilmente quelli che sono riusciti ad adattarsi meglio al sistema, al contesto in cui erano intrappolati, e non vuol dire essere necessariamente migliori. Quindi quello che accade a Rosa è che, mentre continua a perdere e prima i genitori e poi non trova più il marito e poi insomma continuerà ad avere delle perdite e continuerà a sopravvivere, diceva, perdevo le persone, io continuavo a essere viva, e ovviamente ha il senso di colpa di essere viva, ma probabilmente sopravvive perché riesce ad adattarsi meglio a quel sistema, e siccome quel sistema è disumano, il Terzo Reich è il sistema disumano per eccellenza, lei si domanda quanto è rimasta umana, se è davvero umana. La colpa, quando io parlo della colpa di Rosa, intendo dire che, cioè, a me interessa proprio perché lei scivola in questa colpa in maniera accidentale, senza scegliere, e ci scivola perché mangia, che è un gesto fondamentale per sopravvivere. Cioè lei dice: era un gesto innocuo, come poteva essere una colpa? Io sto solo mangiando, non sto uccidendo nessuno, non so come dire, ma se mangiare significa diventare ingranaggio di quel sistema, allora a posteriori, cioè dal momento in cui lei racconta questa storia, non può che riconoscerla come una colpa. C'è Karl Jaspers, il filosofo Karl Jaspers, che ha scritto un libro bellissimo sulla, che si chiama La questione della colpa, sulla colpa della Germania, e dice che esistono tre tipi di colpa. Esiste una colpa politica, che è quella di tollerare quel regime, esiste la colpa morale di chi collude con quel regime, ma soprattutto esiste la colpa metafisica. E la colpa metafisica in realtà riguarda tutti. La colpa metafisica è la colpa di sopravvivere mentre altri soccombono, è la colpa di rimanere inerti di fronte alle ingiustizie che sterminano gli altri, e non è possibile che Rosa non provi questo tipo di colpa. Tu hai citato prima Primo Levi, mi hai fatto venire in mente una cosa che mi porta a un'altra domanda. Tu citi Primo Levi, che ha vissuto da ebreo prigioniero il dramma dell'Olocausto. Un pezzo della Tregua, parlando di nuovo di una mensa, Primo Levi nella sua fuga sta scappando e incontra un prete. Incontra questo prete, lui ha fame, ha freddo, ha bisogno di chiedere dov'è la mensa.
non sa parlare, sa poche parole di tedesco, questo prete non lo comprenderebbe in italiano, e quindi dice qua est mensa pauperorum, e gli parla in latino, e gli fa questa domanda in latino e iniziano a parlare in latino. Lager diventa castra, accampamento, e qui subentra, lui dice, il bisogno di relazioni è da annoverare fra i bisogni primordiali dell'uomo. Ecco che arrivo quindi alla domanda che mi hai fatto venire in mente, questo quo est mensa pauperorum. Rosa è insieme a altre 9 donne, vive 3 volte al giorno un momento conviviale, quello della mensa. Abbiamo ascoltato prima questo pezzo bellissimo dove c'erano i piselli, dove c'era lo strudel, dove c'era il momento di festa. Lei addirittura, in un punto bellissimo che tu descrivi, chiude gli occhi, sente il tintinnio delle forchette e arriva quasi a normalità. Abbiamo bisogno di normalità. Con queste 9 donne si può, come Rosa diventa amica, di quale relazione ha bisogno Rosa per sopravvivere? È chiaro che nessuno può, noi siamo animali sociali, quindi nessuno può sopravvivere se non intrecciando relazioni con gli altri. Queste donne io me le sono immaginate come delle donne che tutti i giorni affrontano la morte e la superano, scampano alla morte, quindi questa cosa non può non unirle. E d'altra parte però sono in un luogo che è il luogo paranoico per eccellenza, il luogo del sospetto per eccellenza, cioè loro sono lì perché Hitler è paranoico, Hitler ha paura del nemico, Hitler teme di essere avvelenato, quindi sono delle donne che non... La fiducia fra di loro non è mai definitiva, è continuamente rinegoziata. Diventano amiche, però non si fidano completamente. Si dicono le cose, però si tengono dei segreti. Ognuna di loro ha un segreto che non confessa all'altro, un po' perché si vergogna, ma un po' anche perché non si fida fino in fondo. D'altra parte sono anche delle donne che... si incontrano, non so, le amicizie, no? Le amicizie nascono su luoghi che noi non abbiamo scelto veramente. Cioè, le mie migliori amiche, io le ho conosciute a scuola, all'università, Simona Nasi, che adesso non c'è prima, non è venuta, che è la mia amica, ma io mi sono messa una collana che mi ha regalato lei per essere con lei questa sera, io l'ho conosciuta alle elementari ed è tuttora la mia migliore amica, ma tu conosci le persone nei luoghi in cui ti obbligano ad andare, e quindi queste persone si trovano obbligate ad andare in un luogo che è questa caserma, che all'inizio è spaventosa e continua ad avere sempre in maniera latente qualcosa di spaventoso, ma siccome ci vai tutti i giorni, a un certo punto ti abitui. Quello che accade alle persone è che anche dentro la tragedia si abituano e ricreano delle ritualità, ricreano delle abitudini, perché le abitudini rassicurano. C'è un verso di Borges che ho letto, so, forse quando avevo 15 anni e mi è rimasto sempre impresso, che dice: l'abitudine che ci aiuta a sentirci immortali. E quindi, non so, mi è capitato, documentandomi per scrivere questo libro, di leggere di persone che erano tappate nei rifugi antiaerei, e immaginatevi che magari questi rifugi dovevano contenere 1000 persone ed erano in 3000 tappati mentre c'erano gli allarmi fuori dei bombardamenti, e c'era una signora che tutte le mattine alle 8 lei si spiegava sulle ginocchia uno strofinaccio e spalmava la marmellata su una fetta di pane per il figlio, ricreava un'abitudine di normalità. Quindi queste donne, anche dentro l'orrore, ricreano una specie di normalità e ricreano in qualche modo, in questo microcosmo, quelle che sono le dinamiche relazionali stesse della società. In maniera più ridotta, ma contemporaneamente anche più evidente, estrema, perché loro sono in cattività e quindi sviluppano fra di loro relazioni che sono da un lato di solidarietà e di alleanze e da un altro lato di rivalità e di ostilità, senza soluzione di continuità, come spesso avviene nelle relazioni fra le persone. Quello che tra queste donne, Rosa, Sauer, diventa in particolar modo amica di due: una perché è la piccolina e quindi sente in qualche modo di essere chiamata a proteggerla, e un'altra perché la affascina, e la affascina perché è misteriosa, perché ha qualcosa di enigmatico e perché è dura,
perché il primo giorno le dice: qui bisogna farci tutti i fatti nostri, ti devi fare i fatti tuoi se vuoi andare avanti. E il loro rapporto inizia in una maniera un po' strana per un rapporto fra donne, inizia in un modo quasi maschile, inizia come uno scontro fisico, tant'è vero che lei, Rosa Sauer, a un certo punto dice: eravamo come due ragazzini che prima devono fare una scazzottata per capire di chi fidarsi. Ecco, questo personaggio, il Fride, di cui non vi racconto nulla, però diventa una specie di specchio capovolto di Rosa in qualche modo, ed è centrale per diciamo lo snodarsi della trama del libro. All'inizio hai accennato un altro argomento che volevo affrontare. È un vulcano, una valanga di sentimenti, ma sentimenti che si toccano. Io ho avuto questa percezione. Quando tu descrivi come hai la percezione del sapore del cibo, hai così anche la percezione delle relazioni, dei sentimenti, di quello che queste donne provano. Sentimenti anche fra loro molto contraddittori. C'è sempre il doppio nel tuo libro, ed è questo molto affascinante, perché sa percepire il doppio. Non è facile descrivere situazioni così difficili descrivendo il doppio: l'essere vittima e l'essere anche in parte complice, come hai accennato. Un altro doppio è l'amare e il tradire, cioè il senso di colpa che nasce da un sentimento legittimo. E a un certo punto Rosa lo dice: perché ci dobbiamo sentire in colpa se amiamo? Soprattutto in quel momento dove c'era bisogno di amare, dove c'era bisogno di essere toccate, coccolate, di riscoprire il corpo di donna, quello che Rosa stava dimenticando. Ecco, cioè come Rosa sente il cibo, così Rosa sente, ha il bisogno di toccare. Questo lei riesce a renderlo benissimo con le parole, perché noi lo sentiamo, assaporiamo, tocchiamo attraverso quello che scrive Rosella. Beh, questo amore, che c'è un amore, però c'è tanto senso di colpa, perché si vive il tradimento. Un tradimento a 360 gradi. Lei sente di tradire anche il credo politico del padre, e quindi è un tradimento sull'amore che prova per questo padre, un tradimento nei confronti delle compagne, un tradimento nei confronti del marito, solo perché? Perché ha bisogno di amare e di toccare un altro corpo. Quello che accade a Rosa è che a un certo punto in questa caserma le capitano due cose: innanzitutto non ha più notizie del marito, e poi arriva in questa caserma un nuovo tenente che non solo la guarda, la vede, cioè sembra dopo tantissimo tempo in cui lei si sente non vista che qualcuno la veda, e chi la vede è un uomo, e la vede in quanto donna, e quindi lei inizia una relazione con quest'uomo. Questa relazione ovviamente la fa sentire in colpa, perché lei tradisce il marito, di cui non ha notizie, però insomma che potrebbe essere ancora vivo. Non solo, lei ricorda un proverbio, un modo di dire che il marito le aveva scritto in una lettera, russo, che dicono i soldati russi, che è vero, questo è una cosa vera che ho letto studiando appunto per questo libro, che i soldati russi dicevano: finché la tua donna, tua moglie, insomma la tua donna ti sarà fedele, tu soldato non sarai ucciso. Quindi in qualche modo si sente anche la responsabilità di una potenziale morte del marito, visto che lei non gli è fedele. Che questa relazione è ovviamente una relazione colpevole, perché è una relazione appunto in cui lei tradisce il marito, in cui lei tradisce i suoceri, che non sanno di questa relazione, che la stanno ospitando e che la trattano amorevolmente, che l'accolgono e che gli fanno da famiglia. È un tradimento di classe anche in qualche modo, perché tradisce le altre assaggiatrici con quello che è sostanzialmente il nemico, cioè il carnefice, perché è quello che le costringe a rischiare di morire ogni giorno. Tradisce il padre, appunto, come dicevamo, perché il padre era un antinazista, era un cattolico che aveva votato Zentrum e che quindi era contrario alla visione e alla figura di Hitler.
però se non andasse incontro a questa relazione tradirebbe se stessa, perché quello che accade a Rosa è che lei a un certo punto, dopo mesi e mesi di questo lavoro, la sua vita si riduce a essere soltanto mangiare, digerire, espellere il cibo, dormire, mangiare, digerire, espellere il cibo, dormire, cioè tutto quello che lei deve fare è una funzione fisiologica, che è quella di mangiare e digerire, non è nient'altro, il suo corpo non serve a nient'altro. E quindi quando arriva quest'uomo e la guarda come si guarda una donna, il suo corpo ricomincia a esistere in quanto corpo di un essere umano. Quindi dentro questa relazione, che è una relazione colpevole, c'è comunque una rivendicazione di esistenza, di umanità. È una forma di resistenza proprio, di ribellione al regime. Se il regime la vuole cavia, lei in questa relazione ritorna donna, ma anche lui. Se il regime lo vuole semplicemente tenente, tra l'altro caduto in disgrazia in qualche modo e frustrato per una carriera che non è riuscita a fare, nel momento in cui lui esce dalla Wolfschanze e va verso di lei per fare l'amore con lei, lui ritorna ad essere un essere umano, si spoglia del suo ruolo. Questo è ciò che fa il desiderio. Il desiderio è qualcosa che ci spoglia dei nostri ruoli e diventiamo un io e un tu. E un io e un tu significa che diventiamo unici e irripetibili e insostituibili. Questo è ciò che il desiderio fa. Quindi in qualche modo questa loro relazione, che è una relazione colpevole, che nasce dentro il Terzo Reich, nasce proprio perché esiste il Terzo Reich, perché lui è un tenente e lei è una delle cavie che assaggia il cibo di Hitler, in realtà diventa una forma di ribellione al Terzo Reich stesso. È chiaro che quello che mi interessa di raccontare in generale come scrittrice è esattamente la complessità delle situazioni e delle relazioni, cioè non c'è mai niente che possa essere dato per giusto e per scontato. A un certo punto Rosa Sauer, che è vero, come dici tu, che si domanda quel sentimento che noi proviamo, cioè se lei a un certo punto dice che abbracciando Ziegler ritornava a respirare, e quindi è qualcosa che la fa rinascere, che la fa risentire viva finalmente dopo tanto tempo, ma nello stesso tempo d'altra parte dice che niente è giusto, nemmeno l'amore, se l'amore può essere colpevole. Applausi. Brava, brava Rosella. Ecco, avete capito come questo sia il tu e l'io, è il micro vissuto da uomini e da donne nel dramma della guerra. Ma questi uomini e queste donne che incontriamo qui, dall'uomo che lei ama, perché comunque io penso che io ho respirato dell'amore, Rosella ci ha fatto respirare dell'amore attraverso quello che ha descritto, attraverso le amicizie. Noi vediamo però questo anche il macro, vediamo Hitler, vediamo Rosa, ma vediamo anche il macro, il lupo e le assaggiatrici. Stanotte il lupo non riesce a dormire. Può parlare senza sosta fino all'alba. Una dopo l'altra le SS si assopiscono. La testa dondola, poi cade sul palmo. Il gomito poggiato al tavolo traballa, però continua a reggerla. L'importante è che qualcuno, anche uno solo, resti a vegliare. Stanotte il lupo non vuol prendere sonno. Niente, non vuole abbandonarsi. Il sonno può ingannare. In quanti hanno chiuso gli occhi convinti di riaprirli e sono stati invece risucchiati? Somiglia troppo alla morte perché ci si possa fidare. Dormi, diceva la mamma, e gli faceva l'occhiolino con l'occhio sano. Ne aveva rimediato uno pesto nel tardo pomeriggio. Suo marito la preferiva con gli zigomi viola. Quando beveva ancora di più. Diceva la mamma. Adesso dormi, lupacchiotto. Ma il lupo già sapeva che bisogna stare sempre allerta. Non si può abbassare la guardia. I traditori sono ovunque. Ovunque un nemico pronto ad annientarti.
Tienimi la mano. La mamma la stringeva. Resta qui con me. L'SS annuisce. Attende che la polverina faccia effetto, che il Führer si addormenti. Lo assiste finché non crolla. Vigila sul suo respiro. La bocca aperta. Dorme come un lattante. Ora l'SS può andarsene, lasciarlo riposare. Il Führer è rimasto solo e la morte è in agguato. Un fenomeno fuori da ogni controllo, un avversario che non si può assoggettare. Ho paura. Di cosa, Lupacchiotto? Dell'olandese grassa che ha cercato di baciarmi davanti a tutti, alle Olimpiadi di Berlino. Quanto sei sciocco. Ho paura dei traditori della Gestapo, del cancro allo stomaco. Vieni qui, piccolino, ti massaggio la pancia, vedrai che la colica passa. Hai mangiato troppo cioccolato. Del veleno, ho paura del veleno. Ma ci sono io, non puoi aver paura. Assaggio il tuo cibo, come la mamma si versa sul polso il latte del biberon. Come la mamma si ficca in bocca il cucchiaio della pappa. È troppo caldo, ci soffia sopra. Lo sente sul palato prima di imboccarti. Ci sono io, Lupacchiotto. È la mia dedizione a farti sentire immortale. Ecco il macro. Il macro, abbiamo il lupo, tu parli spesso la tana del lupo, queste assaggiatrici sono la tana del lupo, Hitler è visto come, è chiamato il lupo, e le assaggiatrici. Ecco, tu hai toccato anche un altro elemento scomodo, a mio parere molto scomodo, per il popolo tedesco. Di che cosa forse si sentivano colpevoli, o che cosa Rosa, che rappresenta in quel momento, nelle tue pagine, in quelle riflessioni, il popolo tedesco, che cosa Rosa sa, che cosa non vuole sapere del macro, di quello che sta accadendo al di fuori della tana del lupo, di cui lei si sente anche un po' complice, anche un po' carnefice, perché da quelle parole non preoccuparti, io contribuisco da soldato quasi alla tua immortalità. Allora, quando io ho deciso di scrivere un romanzo a partire dalla vicenda di Margot Wolk, mi sono detta che non potevo, cioè che era necessario che questa storia fosse raccontata non solo in prima persona, ma che fosse raccontata da un tempo in cui chi diceva io, la voce narrante, quindi la protagonista Rosa Sauer, non avesse avuto alibi. Cioè non poteva dire non sapevo, perché ormai si sapeva, era scritto sui libri di storia nero su bianco. Ed era importante questo, perché in realtà nel momento in cui lei assaggiava, veramente lei stava solo mangiando e poteva dire, vabbè, che cosa, forse poteva non essere veramente consapevole di quello che stava facendo, ma dopo lo sapeva. Io per scrivere questo libro ovviamente ho letto moltissime interviste, diari, memoir, lettere, reportage, tutti legati appunto all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. C'è un libro che si chiama Frauen, che vuol dire donne in tedesco, in cui c'è Alison Owings, una studiosa che intervista tutte queste donne facendosi raccontare come avevano vissuto il nazismo, e la maggioranza di loro diceva no, ma io non sapevo, non mi occupavo di politica, io donna, no, che mi occupavo di politica. C'è un libro di Kempowski che si chiama Lei lo sapeva, o un altro che si chiama Lei ha mai visto Hitler, in cui ci sono delle interviste di nuovo a tutte fatte dopo la guerra ai tedeschi, e la gente diceva ma no, ma io sapevo che non erano campi di concentramento, mi avevano detto che erano campi dove te andavi, se eri comunista ti facevano tornare, se eri gay, se eri rom, però non erano campi di sterminio,
erano campi in cui ti facevano il lavaggio del cervello, oppure sì, lavoravi, ti facevano cantare, li chiamavano campi di concerto, insomma, la gente raccontava di non sapere. Allora, probabilmente raccontava di non sapere anche perché era più facile raccontare di non sapere, perché in qualche modo, come dice sempre Jaspers, l'unico modo per fare i conti con la propria coscienza e non uccidersi è non avere una coscienza di quella cosa lì, cioè non avere coscienza di quello che era, quindi non voler vedere. Però poteva anche essere che appunto non si sapesse veramente tutto, perché non è che c'era internet e c'era la diffusione delle informazioni come adesso. D'altra parte, voglio dire, ci sono i lager, cioè sono dei lager in Libia, e non è che sia una notizia diffusa di cui tutti parlano tutti i giorni, nonostante ci sia internet. Quindi può anche essere che non si sapesse. E quindi per me era molto importante che lei raccontasse questa storia da un tempo in cui sapeva, non aveva scusanti. Però questa storia doveva essere raccontata anche come se fosse in presa diretta, perché non poteva essere una storia giudicante, perché allora non ha nessun interesse. Cioè io voglio raccontare, voglio provare a esplorare la difficoltà che provano gli esseri umani a scegliere che cos'è il bene e che cos'è il male quando tutto è ribaltato, perché la guerra ribalta tutto. Durante la stesura del romanzo ho letto un diario bellissimo, che io ho letto in inglese perché non si trova più in italiano, si intitola Woman in Berlin, una donna a Berlino, dove c'è questa giornalista che racconta la primavera del 45 a Berlino. Ovviamente gente che non aveva acqua, non aveva da mangiare, e i russi erano arrivati. Come sapete, i russi, quando sono arrivati in Germania, hanno stuprato, il numero non si sa ancora precisamente, tra 1 milione e 2 milioni di donne. Hanno stuprato donne dagli 8 agli 80 anni. E questa donna è stata stuprata come le altre. A un certo punto, per non essere stuprata a oltranza, si è diventata l'amante, non so, la compagna, non so come chiamarla, di uno di questi soldati russi, di cui ovviamente a lei non gli fregava niente, ma era l'unico modo che aveva per tutelarsi dal fatto di non essere stuprata da tutti gli altri. Almeno la stuprava solo lui, uno, e poi le portava anche da mangiare, e quindi mangiava meglio degli altri. Questa cosa qui è chiaro che se gliel'avessero raccontata a lei 2 anni prima, lei diceva: ma sei matta? Io che c'ho il marito, mi metto con un russo che non voglio, mi prostituisco per avere da mangiare, per non essere stuprata dagli altri. E invece in guerra le è capitata ed era l'unico modo che aveva per sopravvivere, erodere la propria dignità. Quando il marito è tornato dal fronte, lei gli ha dato questo diario che va scritto, che è esattamente quello che noi leggiamo, per raccontargli l'orrore che lei aveva vissuto, e il marito, leggendolo, ha deciso di lasciarla, tra l'altro. Quindi questo ve lo dico per raccontarvi quanto è difficile discernere fra che cosa è giusto e che cosa è sbagliato in periodi in cui giusto e sbagliato vengono ribaltati, perché noi ci riempiamo la bocca della retorica del valore della vita, ma quando mandi la gente in guerra, la mandi perché potenzialmente può essere ammazzata, e lo scopo che ha è di ammazzare altri. Quindi ti riempi la bocca del valore della vita, ma è proprio retorica, non è la verità. E in guerra ci vanno le persone normali, non quelli che le guerre dichiarano. Quindi c'è, appunto, la guerra ribalta totalmente il valore della vita, perché pone le persone davanti alla meta, allo scopo di uccidere altri che ti ha convinto essere nemici. Però poi, capito, noi ci riempiamo la bocca del valore della vita. Quindi in questo sistema valoriale totalmente sconvolto, come si discerne fra il bene e il male? Che cosa fanno le persone per sopravvivere? Fanno quello che possono, e spesso quello che possono è collusione con il male. Questa cosa se la portano dietro probabilmente per tutta la vita, è quello che io ho immaginato. Io avrei voluto incontrare Margot Volk per dirle: ma come si fa a sopportare questo peso? Cioè, come fai a sopportare di aver tenuto in vita qualcuno che ha sterminato milioni di ebrei sistematicamente? Non credo sia casuale che lei lo ha raccontato alla fine della sua vita. Lei diceva che non ne riusciva a parlare neanche con il marito di quella cosa che gli era successa. E io sono andata in cerca di tracce, no? Delle tracce di Margot Volk. Sono andata alla Volscianza in Polonia, quella che allora era prussia orientale, ma sono andata anche a Berlino
Ho parlato con la sua vicina di casa, che era una signora, ovviamente io sono arrivata a Berlino, in questo palazzo di cui avevo l'indirizzo, sono arrivata e c'era intanto una signora che vendeva tipo degli strofinacci, delle tovaglie, così le ho detto, ma lei conosceva Margot Wolke, che mi dice guardi che la sua vicina, la sua dirimpettaia, la conosceva benissimo, quindi ho aspettato che qualcuno uscisse dal palazzo, perché ovviamente non avevo le chiavi, e mi sono intrufolata dentro, sono salita davanti alla porta di Margot Wolke, e poi ho detto adesso busso a questa signora che era lì con il grembiule che stava facendo i lavori di casa, si è vista una italiana che gli parlava in un tedesco approssimativo, eppure però mi ha raccontato di lei, e mi ha raccontato che questa donna era difficile a tavola, casualmente le era rimasto un problema alimentare e che questa donna parlava di tutto, era simpatica, era una che, a cui piaceva cantare, era una a cui piacevano gli animali, però di quel periodo lì non parlava, non riusciva a parlare e quindi io ho immaginato che questo peso l'essere portato per tutta la vita e che non raccontarlo non fosse soltanto una questione di certo, è doloroso ricordare, quindi preferisco non ricordare, ma quasi come se me lo tengo dentro mi fa più male e me lo merito, perché nel momento in cui lo dico forse mi sento meglio e non ho il diritto di sentirmi meglio. Ho immaginato che in qualche modo fosse sperperarlo. C'è una frase che dice Rosa Sauer nel libro che è la colpa collettiva è informe, la vergogna è un sentimento individuale. Ecco, io ho immaginato che Rosa volesse, che Margot Wolke, quindi anche Rosa, volessero trattenere questa colpa dentro perché potesse implodere e quindi fare più male. È difficile capire se Rosa, Margot o Rosa, perché poi io penso che tu abbia intuito benissimo quello che ha vissuto Margot attraverso le parole Rosa, ma non lo so, e questo lo lasciamo giudicare a chi leggerà questo splendido libro, se Rosa e Margot da sopravvissute hanno saputo vivere, perché questo Rosa se lo chiede a un certo punto del libro. Io sono stanca, dice, di sopravvivere, quando si sente proprio annientata da questa contraddizione del continuare a essere alimentata, perché un altro doppio, no? Lei continuava a essere alimentata in un momento in cui la gente moriva di fame, in cui non c'era niente. Lei aveva lo strudel, aveva il dolce, aveva tutto e di più. E allora lei dice, io sono stanca di sopravvivere, di essere alimentata ma al tempo stesso di perdere tutto e di sentirsi anche a volte in colpa di perdere cose anche a cui teneva perché aveva paura, perché quel vivere, quello sopravvivere distruggeva anche le cose più banali, tipo un libro che aveva bruciato perché regalato da una contessa che poi scoprirete nel libro chi è e perché anche lei da tedesca diventa vittima. Quindi in questa contraddizione nell'essere continuata donna alimentata dalle relazioni che abbiamo un po' sviscerato, dal cibo, sia comunque stanca di sopravvivere e voglia imparare di nuovo a vivere. Se Rosa ce la fa o no, questo lo scopriremo, se no ve lo raccontiamo tutto e non possiamo. Ti sapevo che c'era, mi avevano detto, ma uscirà dal discorso questa cosa della copertina, dico anche a me, incuriosirò molto, cioè ci ha incuriosito, parlo al plurale perché è uscita così chiacchierando, questa copertina, a parte queste labbra, perché a Rosa piaceva mettere il rossetto, è vero? Ma non è per quello, no, però questi due occhi diversi e questa farfalla come se fosse un occhiale che ingrandisce un occhio. La copertina ovviamente non la scelgo, cioè non la cerco io poi posso approvarla o non approvarla, però esiste un art director che in questo caso si chiama Cristiano Guerri, che fa un lavoro sulla base di un briefing che gli viene fatto da l'editor che segue il libro dentro Feltrinelli, e questa immagine è stata la prima copertina che mi hanno fatto vedere.
E io sono rimasta un po' così, perché mi piaceva molto questo rosso della farfalla, nello stesso tempo però questa donna, vedete che è molto molto pallida, aveva qualcosa di non umano, che è perfetto in realtà per il libro, di reificato, quasi di bambola, no? Quasi di manichino, però mi sembrava un po' inquietante. Poi loro mi hanno fatto vedere altre copertine, ma io ormai, cioè tutte le copertine che mi proponevano dopo mi sembravano poco rispetto a questa, perché questa è una copertina anche magari se vuoi disturbante per qualcuno, però che si vede, cioè non può lasciarti indifferente, perché vedi questa donna tutta bianca con queste labbra rosse che rimano cromaticamente con la farfalla rossa. La farfalla ha nelle ali inferiori questi due cerchi di cui uno si sovrappone a un occhio e quindi, come dici tu, può essere, guarda più a fondo, può essere anche a cieco, può essere anche non hai due occhi, ne hai quattro, può essere anche quindi sei doppia, sei ambivalente, può essere anche la storia raccontata da una persona, ma le assaggiatrici sono tante, quindi con questo elemento dell'occhio che si ripete ti racconta una collettività, quindi è una copertina che funziona. Io quando abbiamo parlato di come immaginavo la copertina, ho detto soltanto che non volevo che sembrasse la solita copertina da romanzo storico, cioè non volevo una copertina in bianco e nero, non volevo svastiche, cose, cioè no, doveva essere un libro fortemente contemporaneo fin dalla copertina, perché è vero che poi alla fine di fatto questo libro appartiene al genere romanzo storico, ma mentre lo scrivevo, siccome io ero mossa da interrogativi che riguardano tutte le epoche, non solo una, non mi rendevo conto che stavo scrivendo un romanzo storico. Come ho scelto alla fine questa copertina? L'ho mandata a chiunque, cioè tipo è venuto il tecnico della caldaia, gli faccio vedere anche le copertine, a chiunque ho mandato queste copertine, amici, che il mio amico libraio francese, la mia amica tedesca che mi ha aiutato a trovare Margot Wolk, tutti i miei amici. Poi l'ho mandata anche a mio padre e a mia madre, che non gli avevo mai mandato in anteprima le copertine dei miei libri. Cioè, per la prima volta, prima che uscisse il libro, mando le copertine ai miei genitori. Mia madre mi chiama e mi dice, ma a me piace questa qua con la farfalla, anche papà piace questa. E io ho detto, vabbè mamma, se hai detto mia madre è un segno. E quindi l'ho scelta così. Vedete la ricchezza di questo libro, non solo, io ci tengo molto anche a parlare di copertine perché penso che un bel quadro debba essere incorniciato, quindi per me la copertina deve avere un significato e infatti non ha colpito me ma ha colpito anche altri, perché ci siamo chiesti un po' su questi occhi, no? Che poi anche l'occhio emblematico, no? Di Hitler, di questo sguardo che sembrava ipnotizzare, che esce anche nel libro, e quindi io l'ho letto un po' in questo modo, questo leggere questa storia attraverso gli occhi di una donna carnefice prigioniera e attraverso questo gioco di vedere e non vedere. Ok, e quindi mi è piaciuto molto, grazie però di avermelo spiegato e di aver spiegato anche un po' che cosa ti ha colpito a te per la prima volta. Bene, io vedo avvicinarsi Nadia perché ho detto dammi dei segni nel momento in cui dobbiamo iniziare a dare anche un altro... dire grazie Rosella, siamo felicissimi di averti qua. E grazie di essere nella tua città, San Lorenzo al Mare. Grazie tantissimo. Voglio chiamare le ragazze Le Ombre dei Libri, che volevano farti un piccolo omaggio. Grazie. E poi volevo chiamare Marina Avegno, che è il nome del comune. Buonasera a tutti. Insomma, Rosella è a San Lorenzo, è di San Lorenzo e San Lorenzo non poteva almeno dedicarle una piccola targa, un qualcosa che tu ti porterai dietro. Mamma Franca, quando i ragazzi se ne vanno abbiamo sempre tanta ansia nel cuore, però poi guarda quanta strada fanno e che piacere è averla qua con noi. Anche Papino. Allora, io però ti leggo quello che è venuto fuori, diciamo sulla targa che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatta insieme. Insieme a Paola Tognitro, che comunque sì. Sai bene che è, esatto. E abbiamo scritto
la cosa più difficile è lasciare andare i nostri ragazzi, ma poi il loro viaggio nel mondo è il loro viaggio nel mondo che ci rende fieri. A Rosella, la nostra ragazza che ha saputo credere in se stessa per seguire i suoi sogni, rendendo tutti noi orgogliosi del suo operato. Grazie. Grazie mille, grazie a tutti, grazie ai ragazzi che hanno suonato, gli allievi, al Teatro dell'Albero che come sempre mi aiuta. Laura Moretti, grazie.